Questa settimana, per l'iniziativa Scrittore Emergente Meritevole, ho scelto un romanzo che in realtà avevo pensato di leggere più avanti, fra un paio di settimane. Come mai ho anticipato la recensione e la segnalazione di questo romanzo? Perché è successa quella cosa magica che deve accadere tra un lettore e la storia che si sta accingendo a leggere. E proprio in queste poche ore io ho scaricato il romanzo di Nicola Rocca, che è l'autore che ti voglio segnalare oggi. Il romanzo si intitola Due gocce d'acqua. L'ho scaricato perché in maniera molto intelligente il romanzo è disponibile per tutte le persone che sono iscritte, abbonate al servizio di Amazon Kindle Unlimited. L'ho scaricato qualche giorno fa, ieri l'ho iniziato a leggere e se non fosse stato che ho dovuto viaggiare e quindi interrompere la mia giornata quotidiana, probabilmente l'avrei finito nel giro di 2-3 ore. Il romanzo di Nicola Rocca è un romanzo autopubblicato. Io sono sbalordita dalla qualità della scrittura e dalla capacità che ha avuto questo giovane autore di tenere incollata una lettrice anche un po' esigente come me per tutte le 300 pagine del romanzo. Devo dire la verità, la prima impressione non era stata delle migliori, perché stavo appunto leggendo e consultando la lista di tutte le persone che si sono offerte, no? Che si sono segnalate da sole, che hanno dato il loro nominativo per partecipare a questa iniziativa del sabato, e avevo anche visto il nome di Nicola e mi ero fatto un giro su Amazon per vedere il suo romanzo, per dare un'occhiata per la copertina. Non mi aveva fatto impazzire l'immagine di copertina, per cui non ero del tutto persuasa, però come giusto che sia, non si giudica un libro dalla copertina, e quindi l'ho scaricato per dare un'occhiata, per vedere se fin dalle prime pagine la storia fosse ben scritta, fosse una bella storia da leggere oppure no. Non ho avuto nessun tipo di ripensamento. Nel giro di 5 minuti dal primo capitolo letto, Nicola Rocca immerge subito il lettore nella storia. L'incipit è bellissimo ed è molto evocativo, e da quel momento non sono più riuscita a fermarmi. Questo è un thriller psicologico ed è molto difficile scrivere un thriller psicologico, perché bisogna giocare tantissimo con la suspense, con la tensione e la distensione. Quindi un lettore non deve essere portato allo spasimo, non deve essere sempre troppo incalzato, deve arrivare al culmine della sensazione di pericolo, di paura, di tensione, e allo stesso tempo poi questa tensione deve calare per permettere al lettore di continuare la storia, e quindi questa alternanza di tensione e distensione deve accompagnare tutta la storia. Ovviamente essendo un thriller psicologico non ha molti eventi traumatici, il thriller non prende perché c'è molta azione, sparatorie o cose di questo tipo, ma è un thriller che prende la mente, quindi fa sentire in pericolo la protagonista di questa storia, allo stesso tempo anche il lettore che si mette nei panni della protagonista. È bellissimo il filo conduttore che Nicola ha scelto di tenere per tutto il romanzo. Due gocce d'acqua è un titolo evocativo che vi porterà poi a riflettere. Alla fine del romanzo, quando scoprirete tutta la storia, come inizia e come finisce, con un finale bellissimo, questo thriller io lo consiglio a tutti, lo consiglio a tutti gli appassionati di thriller, perché non vi deluderà, non è per nulla banale, ed è un inno alla linea di confine che separa il bene dal male. Chi di noi è davvero convinto di vivere solo nel bene? E chi di noi è davvero convinto di vivere solo nel male? Nicola Rocca è sicuramente un autore che io ho scoperto per caso, ho scoperto grazie alla segnalazione, ma da oggi in poi, visto che ho notato che è uno scrittore molto prolifico, che ha scritto tanto, ha trovato in me una sua fan, e da oggi in poi mi leggerò sicuramente tutti i suoi romanzi.